Benvenuti al nostro appuntamento con gli Oscar. La corsa agli Oscar è ormai agli sgoccioli, ma quali sono i film in pole position? Il caso Spotlight del regista Tom McCarthy ha 6 nomination, tra cui quelle per il miglior film e la migliore regia. All'alba del secolo il quotidiano statunitense The Boston Globe ha dato una lezione magistrale di giornalismo d'inchiesta, smascherando gli abusi dei preti pedofili nella diocesi di Boston. Lo scandalo metterà sotto scacco tutta la Chiesa Cattolica degli Stati Uniti, eppure il film non fa di questi giornalisti degli eroi, anzi qualcuno di loro sapeva ma aveva taciuto. McCarthy firma sicuramente un buon film, ma lo ha costruito con la soluzione più semplice, una denuncia inorridita che tratta l'abominio non per quello che è, ma sostanzialmente contro gli uomini di Chiesa che se ne sono macchiati e certo contro la spaventosa omertà che per decenni ha dominato la borghese cattolica Boston. About a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Hollywood usa con abilità il moralismo e questa volta lo fa anche contro Wall Street. Dallo scandalo della pedofilia passiamo a quello del film La Grande Scommessa, dedicato al cinismo criminale dell'alta finanza a stelle strisce, che corre con 5 candidature agli Oscar, forte di un cast in cui spiccano Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell. Approfittando di un sistema bancario cieco e connivente, del silenzio dei media e del governo, 4 outsider prevedono il crack della mega bolla finanziaria del mercato immobiliare statunitense. Verboso e nevrotico, anche difficile da seguire, il film di Adam McKay è peraltro disseminato di momenti di autoderisione, per esempio con le spiegazioni finanziarie più tecniche messe in bocca a Margot Robbie o Selena Gomez, in un contesto lussuoso e kitsch. Le belle inquadrature con le quali Steven Spielberg ha girato Il Ponte delle Spie non salvano dalla banalità questa pellicola candidata a 6 Oscar. Anche Tom Hanks non entusiasma nei panni del protagonista. Un avvocato di Brooklyn che deve negoziare per la CIA il rilascio del pilota di un aereo spia americano abbattuto sui cieli dell'Unione Sovietica. There's a wrinkle. They got our spy pilot? A Berlino il Ponte delle Spie era il punto in cui all'epoca della Guerra Fredda si effettuavano gli scambi di prigionieri fra CIA e KGB. Questo ritratto di un'America in preda all'isterismo della caccia alle streghe resta sostanzialmente un esercizio accademico. Mad Max Fury Road, cioè il ritorno alla regia di George Miller col sequel della saga Mad Max, non è un tipico film da Oscar, eppure avanza con 10 nomination, forte di uno straordinario successo di critica e di pubblico. Un misticismo da kamikaze, souvenir dell'arianesimo e del Valhalla, il folklore heavy metal sono fra gli elementi forti della rutilante messa in scena firmata da Miller, mentre una battaglia permanente si consuma nel deserto che è diventata la terra dopo l'apocalisse, un film che assomiglia ad un fuoco d'artificio permanente. Or everyone else. La corsa agli Oscar domina ogni anno la ribalta dello Star System. Seguite su Euronews tutte le fasi della gara e i film favoriti con i nostri magazine e sul nostro sito. A presto!